L'amicizia è sempre una dolce responsabilità, mai un'opportunità. È questo lo slogan che ha caratterizzato domenica 2 aprile la giornata dell'amicizia, promossa dal distretto 108A Lions con il patrocinio del comune di Ravenna. L'iniziativa si è svolta nella nuova piazza Kennedy e a Palazzo Rasponi delle Teste. Per l'occasione hanno partecipato circa 150 soci Lions di Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. La giornata, aperta dall'orchestra dei ragazzi della scuola media Don Minzoni, ha visto come momento clou la cerimonia con la presentazione della targa in piazza Kennedy, dedicata al centenario dei Lions, e posta sotto il nuovo platano che decora l'area pubblica. Il ricavato della giornata dell'amicizia sarà devoluto alle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. Cosa significa per noi questa giornata? È l'incontro praticamente di tutto un distretto che va dalla Romagna fino per passare dalle Marche all'Abruzzo e al Molise, che si raccoglie qui a Ravenna. Io ho fortemente voluto alla città di Ravenna che potesse rappresentare la sede ideale per un incontro di questa portata. L'amicizia per noi è fondamentale perché è quell'elemento solidale che mantiene insieme tutti i Lions, non soltanto quelli nel nostro distretto, quelli dell'Italia, ma i Lions nel mondo. Noi siamo 1.400.000 Lions nel mondo. Questa è una cosa da rilevare importantissima, che in un anno hanno praticamente donato non soltanto raccolte fondi importanti, così come quelle che sono avvenute per gli eventi del terremoto, sia quelle del 24 agosto che del 30 di ottobre del 2016, ma hanno donato in tempo circa 1 miliardo di ore al prossimo, al bisogno del prossimo. Ravenna rappresenta per noi un fondamentale punto di raccolta e di unione dell'aionismo, in quanto è il punto più importante per quanto concerne il rapporto fra Lions e cittadinanza, cioè nel senso che qui in Ravenna il lionismo è molto sentito e c'è un numero di Lions notevolissimo. Esiste un codice etico che è nato 100 anni fa insieme alla nostra associazione. Bene, esportare dall'interno dei nostri club, dei nostri consessi, delle nostre assemblee, i codici etici, portarli e contaminare la comunità in senso positivo, perché è un codice che praticamente è rimasto inalterato per un secolo, è condiviso fra tutti. Questa giornata è una giornata molto intensa di attività, di momenti celebrativi anche, e vuole essere la giornata in cui i Lions si presentano alla città e soprattutto è una giornata di amicizia, perché questo momento è stato organizzato dai 7 Lions Club della zona B. E quindi tutti e 4 Ravennati, Ravenna Host, Bisanzio, Dante Alighieri, Romagna Pallusa e anche Cervia, Milano Marittima e Cesenatico. È stato un lavoro di gruppo che è stato piuttosto laborioso, però insomma ha portato a una giornata nella quale tanti amici delle Marche, Abruzzo, Molise e Romagna si sono ritrovati con lo spirito dell'amicizia, che è quello che lega i Lions e al quale noi vogliamo ridare una centralità assoluta. Oggi in questa piazza ci sono le istituzioni, ci sono i giovani con i ragazzi della Don Minzoni che hanno suonato insieme ai loro docenti, sono stati bravissimi, e poi abbiamo gli stand per quanto riguarda il centenario, quindi i 4 temi fondanti della giornata, che sono l'ambiente, la vista, qui abbiamo l'immagine dei nostri cani guida, che sono un'eccellenza per quanto riguarda i Lions, in più i giovani appunto, e anche la lotta contro la fame nel mondo. Il momento clou di questa giornata è lo svelamento di una targa che è stata appena apposta qui sotto il platano e l'adozione del platano stesso. Questo è il simbolo che deve rimanere di una giornata che è anche una giornata di centenario, perché ricorre il centenario di Melvin Jones, quindi nel 1917 questo americano visionario fondò per la prima volta l'associazione Lions, che da allora è diventata assolutamente internazionale. È stata inaugurata questa nuova targa in Piazza Kennedy, ma non è solo l'unica iniziativa che prevede insomma, la giornata per il Lions di Ravenna? Sì, la festa dell'amicizia è il contributo che dà il Lions Club International del distretto, di cui fa parte anche Ravenna, alla comunità italiana.
affinché appunto l'amicizia consenta di uscire tutti insieme dalla crisi. Per quanto riguarda la nostra città, la donazione di questa targa e di un albero nel cuore della città, in piazza Kennedy, ha un significato che in maniera solenne va a celebrare appunto questa amicizia dell'ionismo con la città di Ravenna. Nella targa c'è un richiamo alla storia, alle azioni e alle opere positive dei Lions da quando si sono costituiti, nel centenario appunto della costituzione del Lions Club International. E rappresenta anche un'opportunità per chiunque passi per questa piazza con uno smartphone di leggere appunto la storia e le opere dell'ionismo. Un'altra targa è stata posta nella piazzetta Melvin Jones, a poche centinaia di metri da qui, e ha lo stesso scopo, ma fa parte di un importante progetto che ha visto l'affissione di 80 targhe nei palazzi notevoli di Ravenna. Anche questo è un service che è iniziato per una parte importante di questi palazzi, ma proseguirà nel tempo, perché l'obiettivo dei Lions è di donare alla città di Ravenna le targhe su tutti i palazzi notevoli, che consentano sia ai cittadini sia ai visitatori, ai turisti, di conoscere cosa c'è dietro la bellezza di questi palazzi.